Io sto parlando principalmente ai bambini. E non vi fate ingannare, non guardate in giro quanti bambini ci sono nella sala, ce ne sono un paio, ve lo dico io. Ma io sto parlando a tutti i bambini presenti e passati, ai vostri bambini, ai bambini che siete stati, ai bambini che avete smarrito, ai bambini che state disperatamente cercando di ritrovare. La chiave dell'adultità, la chiave del successo, della realizzazione personale, del benessere, risiede nell'infanzia. E può iniziare la storia. La mia storia inizia quando io avevo 19 anni. A 19 anni ero un'adolescente abbastanza ribelle. E il mio desiderio era, come molti adolescenti ribelli della provincia, fuggire, andare, non so, in Cina, in India, a Parigi, fare cose grandiose, clamorose, e rimango incinta. E quindi vengo zavorrata qui nella provincia delle Marche. E a quel punto vado molto molto giù, vado negli abissi perché vivo delle esperienze abbastanza tragiche. In realtà devo anche dire che sono fuggita di casa, sono tornata a casa che ero al quinto mese di gravidanza, ho vissuto tutta questa esperienza in totale solitudine e ho capito che la scuola non mi era servita a niente. Quello che affronti appena uscito da scuola è la vita e nessuno ti prepara a gestirla, quell'evenienza, quell'eventualità, quelle esperienze che potrebbero essere anche drammatiche, laceranti. In quel momento ho avuto un guizzo, un lampo, e la sensazione è stata quella di essere stata lanciata, scaraventata dentro una piscina, però quando arrivi giù in fondo, che tocchi l'abisso, ti puoi dare la spinta e torni fuori. E io sento che sono riuscita a darmi quella spintina e riemergere. E a quel punto mi sono iniziata a guardare intorno e a dire, cavolo, fa veramente schifo, non c'è niente qui, è una figata, si può fare qualsiasi cosa. E da lì è nato il mio desiderio di fare qualcosa per la comunità, per l'infanzia. Io sento che le nostre esistenze hanno uno scopo, hanno un senso solo se collegate con quelle degli altri. È inutile, secondo me, pensare, non so, io in questo momento storico vedo che c'è una grande autocelebrazione, sì, l'imprenditore di te stesso, riescici da solo, faccela, e poi che ci fai questa cosa, se non l'hai fatto per gli altri? Quindi ho deciso che avrei dedicato la mia totale esistenza agli altri, in particolare ai piccoli, che secondo me sono la pagina bianca dell'umanità. Sì, ci sono arredamenti che è dappertutto, ma chi li vede davvero i bambini? Chi davvero li rispetta? Chi davvero li tratta come esseri umani? Chi non li minaccia? Chi non li punisce? Chi non li maltratta? Una minoranza. E la minoranza è perché ha lavorato sulla propria infanzia. Tutto quello che voi fate con i bambini è quello che avete ricevuto. Il passaggio cruciale è elaborare il lutto della propria infanzia che uno percepisce che in parte può essere stata sciupata. E quindi ho aperto una scuola comunità dinamica. Prima di aprire una scuola ho fatto una riflessione. La scuola per me è la risposta educativa ai problemi sociali di ciascuna epoca. Che significa? Che se noi andiamo a analizzare quelle che sono state le varie tipologie di scuole che ci sono state fino a questo momento, le colleghiamo a quello che è stato il panorama storico, culturale e politico di quell'epoca. Esempio, lo sapete qual è la storia della scuola italiana? Perché c'è questa frase bellissima che tutti diciamo, la scuola è un nostro diritto! Che vuol dire? Quando è nata la scuola? Perché è nata la scuola? La scuola come noi la conosciamo, cioè la scuola statale, è nata durante l'unificazione d'Italia, c'è la frase fatta l'Italia si fanno gli italiani, ve la ricordate? È stato messo un passaggio, fatta l'Italia facciamo gli italiani, ma perché dovevano fare gli italiani? C'avevano bisogno dell'esercito. Quindi ti insegniamo a leggere e scrivere e ti insegniamo a scuola che se muori in guerra a 18 anni verrai proclamato eroe nazionale e tutta la tua famiglia sarà orgogliosa di te, anche la tua città, il tuo quartiere, che meraviglia! Questo davvero i bambini studiavano sui libri. Io vi invito ad andare a fare un viaggio nella letteratura d'epoca dell'infanzia, è agghiacciante. Poi la scuola serviva per modificare la propria posizione sociale, era un ascensore sociale. Io nasco figlio di contadino, mi posso emancipare, posso diventare un medico. Wow! Posso cambiare la mia posizione. E quindi aveva proprio il ruolo d'ascensore. Poi la scuola serviva per entrare, per accedere all'interno di un meccanismo economico, sociale, che aveva solidità, criteri chiari. E in questo momento, adesso qual è il ruolo della scuola? Io sono partita per darmi la risposta dal paradigma della società liquida di Bauman. Mi sono immaginata questo grande vassoio, pieno d'acqua, con qualcuno che faceva così. E io ho visto tutte quelle piccole molecole d'acqua che giravano come gli adulti, come i genitori. E ho visto tanta fragilità, tanto smarrimento. E poi ho immaginato delle isole. Delle isole nelle quali c'erano in spiaggia dei bagnini che ogni tanto lanciavano dei salvagenti. E io così che vedo la scuola. Per me la scuola in questo momento è un punto di riferimento sociale,
emotivo e comunitario. I professionisti dell'educazione dovrebbero dare una mano ai genitori, a tutti gli adulti, a recuperare le loro infanzie e a vedere i bambini che hanno di fronte. Quindi per me la scuola in questo momento ha un ruolo principalmente sociale. Certo, educativo, legato all'istruzione, ma è principalmente sociale. Nella nostra scuola ci sono delle caratteristiche. Prima di elencarvele, intanto vi voglio specificare perché l'abbiamo chiamata scuola comunità dinamica. Scuola perché dopo aver passato anni a chiamarla realtà, sperimentazione, esperienza, quasi a vergognarmi che facevo una scuola diversa da quella statale, ho rivendicato il mio diritto. No, sto facendo una scuola. Non bisogna trovare altre parole, ci sono delle parole già bellissime, vanno riempite di contenuti, forse diversi. E quindi scuola è anche per ricordare a tutte le persone che ci lavorano che hanno un compito culturale e di istruzione verso i bambini che ci vengono affidati. Comunità è per ricordare ai bambini, ai genitori e agli insegnanti che siamo sempre in una comunità, che non esiste il faccio quello che mi pare, l'essere centratissimi, riuscire a capire perfettamente quello che ti avviene dentro se non percepisci quello che avviene anche dentro gli altri, se non percepisci che tutto quello che fai ha delle ricadute nel bene e nel male verso il mondo che hai accanto. È dinamica perché ho deciso di rivendicare la mia indipendenza. È l'indipendenza della scuola. Io sono passata dall'essere montessoriana, poi sono entrata nel mondo libertario, ho girato all'interno di vari metodi, approcci e nessuno mi sembrava che davvero rispettasse il bambino, perché un metodo solitamente è un pacchetto chiuso, ha delle caratteristiche specifiche che riguardano la visione del bambino, le metodologie, i dispositivi utilizzati e i risultati attesi. E non è così l'infanzia. E chi c'ha bambini lo sa, l'avrete studiato, i manuali, avrete letto qualcosa, e poi quando ce lo dai davanti non sai più dove mettere le mani. Dinamica è per rivendicare la nostra indipendenza di fronte ai metodi. Noi non sposiamo niente. Prendiamo ispirazione da tutto, però ci lasciamo guidare dai bambini, come adesso io mi sto lasciando guidare dai vostri sguardi, dalle vostre facce. E dinamico è anche perché è un sinonimo di relazioni. Voi non dite che quelle persone hanno una dinamica conflittuale, hanno una dinamica solidale. Ecco, dinamica è una parola chiave perché a scuola tutto quello che facciamo è lavorare sulle dinamiche sottese alle relazioni. Un bambino che ha difficoltà e tensioni emotive non studierà. Un insegnante che entra in risonanza con la storia di un bambino non lo aiuterà a stare bene. Vi dico un segreto, non a tutte le insegnanti piacciono tutti i bambini, anzi, alle insegnanti non piacciono tutti i bambini. Ma non è che alcuni bambini puzzano, sono fastidiosi, è che alcuni bambini ti ricordano che c'hai dei problemi tuoi e te li mettono, ti ritirano proprio su, e se te non li vuoi vedere i tuoi problemi, dici che il bambino c'ha problemi. La scuola non è obbligatoria. C'è un articolo della Costituzione, l'articolo 33, che dice che l'istruzione è obbligatoria ed è compito dei genitori. La scuola statale è la risposta che dà lo Stato, ma voi genitori siete liberissimi di educare e di istruire i vostri figli come volete. I cambiamenti avvengono sia perché uno abbraccia la propria volontà, abbraccia la fiducia, abbraccia la vita, ma anche perché serve un po' di informazione. Bisogna sapere quali sono i propri diritti e i propri doveri. Le tre caratteristiche che rendono speciale la nostra scuola sono la formazione degli insegnanti, il lavoro che facciamo con le famiglie e ovviamente tutta la metodologia organizzativa, gestionale dell'approccio pedagogico che mettiamo in campo. Riguardo gli insegnanti, io non credo che l'università sia l'unica garanzia di un insegnante professionista. Per me, per essere un insegnante professionista, bisogna tenere in armonia quattro elementi chiave: la passione e la vocazione, lo studio e la formazione costanti, delle qualità umane e morali, e alla fine la capacità, la disponibilità a lavorare su se stessi. Se manca uno di questi punti, sarai un insegnante poco efficace, scarsamente efficace, molto efficace sotto certi punti di vista e scarsamente sotto altri. Quindi gli insegnanti da noi fanno dei periodi intensivi a scuola, prima di essere assunti fanno delle osservazioni e tirocini, quindi li esponiamo alla situazione senza dargli il ruolo centrale di insegnamento, e poi facciamo tutto un percorso di formazione parallelo dal punto di vista personale, dal punto di vista pedagogico, perché per stare con i bambini bisogna sapere come funziona un bambino. Un bambino ha dei meccanismi psicologici molto delicati che devono essere conosciuti, tutelati e preservati. Prima
Chiara diceva che se un bambino da 0 a 12 anni non viene esposto al linguaggio non riuscirà più a parlare. Beh, questi meccanismi valgono per tutte le sfaccettature dell'essere umano e avvengono proprio nella parte dell'infanzia, la più delicata. E serve informazione, bisogna saperli quali sono. Poi, con i genitori, noi abbiamo degli assiomi, dei punti cardine. Quello che i genitori diciamo è che la scuola non si assume la delega dell'istruzione e della crescita di tuo figlio. C'è una corresponsabilità, sempre. E ci sono dei punti chiave che l'elencano. Primo, non puoi chiedere a tuo figlio di fare quello che tu non sai fare. Vuoi un figlio empatico? Sì, empatico. Vuoi un figlio amabile? Sì, amabile. Vuoi un figlio tollerante? Sì, tollerante. Vuoi un figlio sensibile? Quanto sei sensibile te? Pretendiamo dai nostri figli che coprano le nostre lacune. Il bambino è diventato un biglietto da visita. Poi un'altra regola è che noi come scuola non risolveremo problemi che voi non siete riusciti a risolvere come famiglia. Semmai li risolviamo insieme, nella corresponsabilità. Noi non li prendiamo. Poi quello che diciamo alle famiglie è che ogni disagio di un bambino è sempre un messaggio. A volte il messaggio è per la scuola, a volte il messaggio è per la famiglia. Quando un bambino porta un disagio, noi rivestiamo il ruolo di testimoni consapevoli. Significa di persone che vedono quel messaggio e non lo negano. Mi stai dicendo questa cosa, io ti ascolto. Bambini che non vengono mai a ascoltarti ricevono il messaggio che tutto quello che loro pensano non ha valore, che il mondo circostante è un luogo del quale io non mi posso fidare e che devo sempre affidarmi agli altri, perché l'informazione che arriva da fuori è più importante di quello che io penso di me stesso. E l'ultima regola è che gerarchicamente viene prima il singolo, la coppia di genitori e il bambino. Ogni qualvolta un bambino ha un disagio, noi risaliamo la cascata per capire dove il disagio nasce. Quindi se il problema è del padre o della madre, se della coppia prima che c'era il bambino, se della coppia con il bambino, se del bambino, non arriviamo mai al bambino. Solitamente ci fermiamo a un punto precedente della cascata. I bambini hanno la possibilità di scegliere tra un ventaglio di scelte. C'è un confine di sicurezza, i bambini hanno bisogno di regole, hanno bisogno di sicurezza, ma all'interno di questo hanno bisogno di muoversi, di sperimentare. Quindi i bambini che avete visto prima erano i bambini della scuola materna. Tutte le mattine scelgono le attività che vogliono, lavorano in cucina, hanno le capre, fanno tutte attività reali. Nei primi 6 anni i bisogni dei bambini sono reale, bisogna passargli la realtà. Verità delle situazioni, onestà, alfabetizzazione emotiva, autonomia nei bisogni primari. C'ho fame, c'ho sete, c'ho sonno, devo fare la pipì. Non devono essere indottrinati o infarciti di informazioni, perché tutta l'autonomia culturale di pensiero arriva successivamente, dai 6 ai 12 anni. Dai 6 ai 12 anni, questa è la scuola elementare, quello che succede è che ad esempio i bambini hanno una moneta interna. Quando entrano a scuola hanno un reddito di cittadinanza. Che ci fanno con i soldi? Ci comprano le cose che servono. Nessun genitore ha la lista della spesa iniziale, 10 colori, no. I bambini hanno il negozio della scuola che è gestito dai bambini e devono comprarsi le cose che gli servono, se le devono curare e poi devono anche pagarsi i pranzi. Come fanno a guadagnarsi i soldi? Lavorando all'interno della scuola. Fanno le lavatrici, cucinano, puliscono, lavano, fanno la raccolta e la spazzatura nel campo. Poi cosa fanno? Le recensioni dei libri, fanno tantissime attività. E non è che stiamo giocando all'allegro imprenditore, stiamo cercando di passare un messaggio che i soldi sono uno strumento, non sono il fine. I soldi sono anche un riconoscimento del tuo valore. Io non ti obbligo a fare le cose, ma ti stimolo a costruirti un'autonomia di pensiero, perché se a 3 anni l'autonomia è imparare a fare la pipì da soli, successivamente l'autonomia è anche gestirsi il proprio tempo, dargli valore, gestirsi i propri soldi, decidere come investire le proprie energie. E questo è il passo successivo e deve andare velocissimo, perché noi stiamo lavorando a un progetto residenziale, stiamo lavorando a un progetto di bambini che vanno a vivere insieme dai 12 ai 18 anni in una scuola, dal lunedì al venerdì, e lavorano, e ci sarà il ristorante interno, l'albergo interno, e nessuno pagherà la scuola, perché sarà il lavoro di tutti che permetterà alla scuola di diventare un sistema autopoietico che si rigenera. Io qui concludo. Io la cosa che vorrei passarvi è che tutto quello che stiamo facendo mira principalmente a tutelare l'essere, a tutelare la delicatissima porzione di esistenza che ogni bambino riceve quando nasce, la delicatissima modalità di difesa dagli attacchi esterni, dagli attentati pedagogici che gli adulti cercano di fare costantemente ai bambini, di tutelare il proprio essere senza far sì che l'essere si confonda con il fare.
che sono meccanismi scolastici acquisiti, dove tu sei il tuo voto. Ovviamente da noi non ci sono voti. E dico solo che nel momento in cui come società ci renderemo conto che quando parliamo della società, è la società che parla di se stessa, che allora riusciremo a cambiarla. Fine.